Un fine settimana all'insegna della piazza, quello appena trascorso, con tre dei quattro candidati sindaco che hanno affidato al comizio in piazza Vittorio Veneto l'incontro con cittadini ed elettori. Massimo Laporta ha aperto la piazza sabato sera, presentando le liste e il suo programma amministrativo. Un avvio di comizio all'insegna dei bambini con un coreografico lancio di palloncini, ad introdurre le ragioni del progetto Destinazione Agropoli. Tanti gli spunti anche dai candidati che sono intervenuti: Gianni Petrizzo, Maristella Buonora, Ermelinda Buonora, Emilio Marandrino, oltre che dal candidato sindaco Laporta. In questi giorni di tour elettorale ho avuto modo di incontrare tanti, tanti cittadini di questa splendida città. La conferma che mi hanno dato è quello che vogliono parlare, vogliono essere ascoltati. Ebbene, signori, noi lo faremo, ascolteremo i cittadini. Il confronto e l'ascolto sempre. Cari cittadini, il nostro progetto nasce da una visione che parte con l'esperienza, con la competenza, ma nello stesso tempo vi è la voglia di fare e di cambiare. Una visione da condividere con tutti voi, un progetto che è stato fatto a più mani, un progetto dove al centro ci sta il cittadino, la nostra città. Il nostro progetto, Destinazione Agropoli, è un progetto che ci fa sognare, è un progetto di libertà. Sì, signori, libertà. I sogni si avverano se ci si crede. Noi ci crediamo e andiamo avanti, a testa alta, tutti insieme, con un unico obiettivo, la nostra meta, la nostra città. Chi vi parla non rinnega il suo passato amministrativo. Ho imparato tanto, la passione, ci ho messo tanta passione nella mia attività amministrativa, con le passate amministrazioni. E lì ho avuto l'esperienza che oggi metto a disposizione per la mia città, una città dove vede giorno per giorno andare via i nostri figli. Con la mia squadra ho rilevato le criticità che la mia esperienza ha dato come apporto al progetto. Le abbiamo analizzate ed insieme siamo qui stasera a prenderci un impegno solenne, quello di risolvere i problemi di questa città. Questa città va cambiata nel metodo, è un metodo inaccettabile quello verticistico. Chi come me ha cercato dall'interno di rimanere seppur circondato dagli uomini, da quegli uomini che avevano l'ordine di arginare la persona di Massimo Laporta. Ma Massimo Laporta ha resistito per i suoi figli, per la sua città, per l'amore che c'ha per questa città. Noi insieme porteremo avanti un progetto chiaro e partiremo con la nostra chiarezza a risolvere i problemi di questa città. Elvira Serra ha invece scelto la domenica pomeriggio, raccogliendo l'invito della lista Fratelli d'Italia, che dopo un videomessaggio della leader nazionale Giorgia Meloni ha visto alternarsi sul palco, oltre ai candidati, il commissario cittadino Claudio Pignataro, il sindaco di San Cipriano Picentino Sonia Alfano, il senatore Antonio Iannone, e in conclusione l'intervento della candidata a sindaco Elvira Serra. Decidendo che
da quelle liste dovranno uscire 9 consiglieri comunali. Questi consiglieri comunali formeranno lo zoccolo duro che non consentiranno a nessun sindaco di decidere liberamente, perché non appena fa una scelta diversa lo fanno cadere. Ma allora io dico, ma chi di questi poveracci si mette a testa di questa storia sapendo che gli daranno un calcio nel sedere non appena avranno un'idea loro? Ma non lo pensate che vi manderanno a casa come hanno già fatto? Quando non servite più, cari elettori, siete peggio di un sacco di patate, a calci, ma non glielo possiamo consentire, perché la cosa più grave che accade è che si sia insinuato nella mente della gente che la politica è un imbroglio, che la politica la fanno gli imbroglioni, che dalla politica se non prendi non sei nessuno. Noi invece stiamo girando i quartieri e li giriamo cantando con la nostra gente, perché la politica è la cosa più bella che c'è, è il più alto servizio che ci fa la comunità, e per la politica non devi chiedere nulla, solo la soddisfazione di aver dato te stesso agli altri. In questa sera io non leggerò i programmi, perché questa serata è dedicata a Fratelli d'Italia, hanno richiesto loro lo spazio e io mi inchino a questa loro scelta. Noi faremo un comizio dove ci saranno presenti tutte e quattro le nostre liste, parleremo di programmi e parleremo di tutta la storia di questa città. Che cosa è accaduto vi racconterò per filo e per segno. Certo che per filo e per segno, io in 35 anni di lavoro come medico non ho mai avuto un avviso di garanzia, non pensavo mai di essere entrato in politica e che 15 giorni dopo che io me ne ero andata è salita l'antimafia a questo comune per la prima volta. Ma siamo una città di mafia noi? Siamo una città di mafiosi? Ma ditelo voi, dite no! E allora nessuno è colpevole finché non viene condannato, ma devi avere la dignità di ritirarsi per non dare il minimo appiglio che in questa città ci siano funzionari o ci siano persone che hanno governato e non siano trasparenti, perché se no i vostri figli oggi hanno fatto la comunione, hanno giurato sul bene. E che volete che debbano giurare sul male domani in questa città? Dite no! E allora, gente, magnifica gente di questa città, gente libera, gente umana, gente che viene dal popolo, che suda per campare e non ruba, siete i più grandi, siete le persone speciali che stanno con me e io vi amo e so che voi mi amate. Un saluto a Massimo e a Raffaele, ciao! Domenica sera ha chiuso il weekend politico il candidato del Movimento Civico Liberi e Forti, Raffaele Pesce, che ha chiamato a raccolta le forze civiche della città con una risposta massiccia da parte dei numerosi cittadini, a sottolineare le energie che stanno caratterizzando in queste settimane il suo movimento. Oltre un'ora di intervento a braccio con cui ha raccontato le emozioni, le idee e le speranze che sono alla base della sua scelta. Sono una persona libera. Devo dar conto soltanto alla cittadinanza un domani da sindaco. Dovrò dar conto a chi mi vota, ma a tutti i cittadini, anche coloro i quali non mi voto. E sicuramente non ho, come si dice, il dovere di telefonare a qualcun altro per sapere che cosa devo fare il giorno, perché credo che Agropoli sia stanca, e quello che è successo in questi 2 anni di pandemia abbia rafforzato proprio la voglia di libertà delle persone, di rimettersi in moto, ma di camminare a testa alta. E quindi noi non siamo né burattini, né pupi, né marionette. Noi vogliamo andare avanti, vogliamo lavorare dalle piccole cose, che come dico io. Noi non promettiamo nulla se non il nostro impegno. Quando sento promesse irrealizzabili, no? Anche in base alle finanze purtroppo che noi andiamo a trovare, no? Una delle motivazioni vere per cui è stato mandato a casa il sindaco ultimo. Così come sento dire
a coloro che credono ancora di amministrare, in parte lo stanno ancora facendo con le società controllate, noi potremo fare tante cose perché abbiamo la via aperta a Napoli, ovvero siamo amici degli amici, del presidente della giunta che ora chiamano governatore, ma governatore non è. Ma non è così che funziona. Se un progetto è fatto bene, non ha bisogno dell'amicizia di De Luca per passare, perché sennò sarebbe un'associazione a delinquere. Allora noi proporremo una banca di progetti in visione del PNRR, che è la materia per la quale molte persone non vogliono lasciare il potere e vogliono continuare ad amministrare più paesi. Allora noi siamo stanchi, vogliamo emanciparci. Il mancipio, no? Romano. Manus capere, tenere per mano. Noi non vogliamo essere portati per mano, come qualcuno fa. Noi crediamo di essere all'altezza di amministrare un paese. Ci sono tante professionalità, non solo tra i miei candidati, tra i nostri candidati, ma nell'intero nostro movimento, e tante persone si avvicineranno perché stanno scoprendo un altro modo di fare politica, la politica delle competenze, la politica della partecipazione, la politica della passione. Io non sono per i sindaci di professione, credo che la politica abbia dei cicli, l'appartenenza politica abbia dei cicli. Passati alcuni anni non si può continuare a dare perché non si ha più nulla da dare. Quindi sono per i politici per passione, ovviamente non disgiunta dalle competenze, questo è normale. Roberto Mutalipassi ha invece rinviato ancora l'appuntamento con la piazza, continuando il suo tour per i quartieri. La scelta è quella di affidare in settimana, il prossimo 2 giugno, la presentazione a un incontro pubblico con la partecipazione del parlamentare Piero De Luca. Intanto, questa sera proprio Roberto Mutalipassi sarà ospite della puntata di C'è posto per te, in diretta TV e social, a partire dalle 20 su Cilento Channel.